Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Se noi scorriamo il libro dei Santi, troviamo una grandissima quantità di nomi di santi, ma che sono diventati tali per vie diverse. Tutti sono diventati santi lasciandosi amare da Gesù, che poi ha prodotto in loro effetti diversi e li ha condotti alla santità per vie diverse. Prendete Sant'Antonio Abate, che visse come eremita nel deserto della Tebaide. Guardiamo San Francesco Saverio, che si fece santo annunciando il Vangelo in Asia, percorrendo distanze straordinarie per quei tempi e portando tantissime persone alla fede. Guardiamo San Francesco nell'umiltà, nella semplicità, ma che aveva un cuore straordinario da abbracciare l'umanità, da amare anche i nemici, da amare anche gli animali feroci. Guardate Santa Teresina del Bambino Gesù, che oggi la Chiesa ricorda, che ha messo in pratica quelle parole di Gesù: chi di voi vuole essere più grande, si faccia servo di tutti. Se non diventerete piccoli come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Santa Teresina ha voluto incarnare proprio questa parola di Gesù: essere piccola, piccola agli occhi di Dio, piccola anche agli occhi degli uomini. Si è messa nella via della semplicità. Ha voluto essere le mani del Signore, le diceva, come quella pallina che il bambino usa per giocare, a volte ci gioca, a volte l'abbandona sul pavimento. Ecco, io nelle mani di Gesù voglio essere quella pallina con cui Gesù può divertirsi o che può anche abbandonare. L'importante è che lui sia felice. Vedete, lei ha messo nel proprio cuore una visione della santità, la più semplice, che non prevede cose straordinarie, né gesti né fenomeni straordinari, ma semplicemente l'apertura del cuore. E in 24 anni ha raggiunto le vette più alte della santità. E la Chiesa oggi ce la presenta come colei che ha percorso la strada della innocenza e la strada della cosiddetta piccola via. Perché piccola? Perché è alla portata di tutti. Tu in che stato ti trovi? Al di là dello stato in cui ti trovi, fa le cose con amore. Lasciati amare da Gesù e ringraziali in tutte le cose, abbandonandoti al suo amore. Questa è la strada della piccola via, che conduce certamente alle grandi fette della santità. Questa giovane santa era nata da Rinsonno nel gennaio del 1873, da due genitori. Guardate un po', il papà era andato tra i monaci di San Bernardo sulle Alpi perché voleva diventare monaco, ma gli fu detto che non era idoneo a poter vivere nello stato religioso, quindi fu rimandato a casa. La madre a sua volta si era presentata a un istituto di suore, anche lei non giudicata idonea per essere religiosa. Guardate un po'. Oggi sono santi tutti e due, ma giudicati non idoneo per quel tipo di vita consacrata. E i due si incontrarono e scelsero di vivere in santità e volevano vivere tutta la loro vita matrimoniale nello stato verginale. Ma poi fu proprio la sposa che disse allo sposo: ma se il Signore ci ha uniti, vuol dire che vuole figli da noi. Allora si adoperarono e generarono 9 figli, di cui 5 femmine, e 4 di queste morirono in tenera età, e rimasero soltanto 5, di cui la più piccola era Santa Teresina. La seconda, Paolina, fu la prima a entrare in monastero nel Carmelo di Lisieux. Poi ci entrò anche l'altra, la prima figlia. Questa, la prima Paolina, aveva sostituito la madre che era morta quando Teresina aveva solo 4 anni. E
E gli fece lei da mamma, ma poi quando entrò in convento, Teresina ebbe un'altra crisi, grave crisi, per l'assenza di colei che le faceva da mamma, e anche se Maria, la prima delle sorelle, si adoperò in tutti i modi per entrare nel suo cuore e sostituire la mamma defunta, poi c'entrò Teresina, poi c'entrò Celina e da ultimo la sorella Leonia, morto il papà che lei aveva assistito, entrò in un istituto religioso anche lei. Cinque figli, cinque chiamate alla santità. Nell'80, in una pensione a Chianciano, diretta da suore, e la superiora volle confidarci un qualcosa di particolare della sua famiglia. Disse che sua madre voleva farsi suora e il padre invece la corteggiava, voleva a tutti i costi sposarla e si rivolse al parroco che chiamò la madre e le consigliò di sposarsi, poi le tue figlie diverranno suore. E lei ne ebbe cinque e tutte e cinque divennero suore. Vedete come il Signore sa chiamare in tutti i modi. Bene, tornando alla famiglia di Santa Teresina del Bambino Gesù, la fede era al centro di tutto, anche l'attività economica del padre era orientata, animata dallo spirito di fede e di santità. E Teresina crebbe inizialmente nel dolore per la mancanza della madre, fino a raggiungere degli stati di malattia che potevano essere letali per lei. Un bel giorno, quando aveva 13 anni, il padre mandò un messo al santuario della Madonna Regina lì a Parigi, ordinando di celebrare delle messe appunto per la figlia. E un bel giorno Teresina vide la statuetta della Madonna che era in camera sua, che si muoveva e la guardava, e ottenne la perfetta guarigione, e da quel giorno sentì anche dentro di sé il desiderio ardente di consacrarsi nella vita religiosa, perché voleva essere tutto di Gesù Cristo, ma era giovane. Venne in Italia col padre per fare un pellegrinaggio, si passò anche al santuario di Loreto, che è andata a Roma ad Assisi, e quando fu a Roma fu ricevuto dal Santo Padre e Pio IX, e lei chiese al Papa di poter entrare in monastero a solo 15 anni. Il Papa rimise tutto al Vescovo, perché era di competenza del Vescovo, ma la incoraggiò, e alla fine, dopo tanta insistenza, benché l'età minima per essere ammesso fosse quella di 18 anni, lei ottenne di poter entrare a 15 anni, e da quel giorno lei fu totalmente di Cristo. E siccome di salute cagionevole, la superiora, che a quel tempo era sua sorella Paolina, chiese di scrivere qualcosa della sua vita. Santa Teresina cominciò a scrivere, poi gli fu consigliato di continuare fino a che è saltato fuori un libro meraviglioso, Storia di un'anima, un libro che tutti siamo chiamati a leggere, fratelli. Tutti siamo chiamati a seguire, perché ci fa da maestra. Lei, nella sua semplicità, amava. Aveva una grande ambizione, voleva essere missionaria, voleva andare ad Hanoi, ma per salute le fu impedito. Voleva essere dottore, voleva della Chiesa, voleva essere maestra. Un bel giorno il Signore le rivelò che il carisma più grande è quello dell'amore. Allora lei fece questa scelta dicendo: io nella Chiesa sarò l'amore. È l'amore che muove ogni cosa, è il cuore che battendo da salute a tutto il corpo, così io nella Chiesa voglio essere l'amore, perché il fuoco dell'amore arrivi a tutte le anime. Signore Gesù,
Ti sei conquistato, Teresina, con l'amore, l'hai resa una martire dell'amore. Il medico alla sua morte diagnosticò che era morta d'amore, si era consumata nell'amore. Signore Gesù, tu sei amore e sai innamorare santamente e sai portare anche i piccoli come Teresina nel più alto rete della santità. Dona a tutti noi questa semplicità di spirito per essere nelle tue mani come Teresina, quella pallina che tu usi. Ah, secondo i tuoi gusti, senza che noi cerchiamo i nostri interessi, i nostri tornaconti. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, 24 anni la vita di Teresina, 24 anni d'amore. Lei diceva che non aveva passato mai più di 3-4 minuti nella sua vita senza pensare a Gesù, il suo fidanzato, il suo amore. Dona anche a noi questo amore ardente, nella semplicità, nella spontaneità, di saper amare senza cercare i nostri interessi, ma unicamente la gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'intercessione di Santa Teresina, fratelli, illumini oggi la vostra vita e vi conduca tutti a imitarla per questa via della semplicità. Amen.